Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Eccoci qua, siamo a Road America con una macchina stratosferica, con una gara incredibile su World Sim Series. Questa è una Dodge, credo un Violent Charger, una roba del genere, muscle car degli anni 70, dovrebbe essere del 72. Ci siamo qualificati quinti, facciamo una garetta di 15 minuti, vediamo come va a finire. Si sta per partire. Mamma che partenza! Che partenza, ragazzi! Guardate dietro, guardate come se la stanno dando dietro! Aiuto! Allora, niente, questa è una garetta di 15 minuti. Oddio, c'è il disastro. Il disastro dietro, si sono ammazzati. Allora, ragazzi, queste prime fasi concitate di questa gara a Road America con queste auto degli anni 70, sinceramente non so nemmeno che cilindrata possa avere questa macchina, credo che sia motorazzi di quelli 5000 che fanno 2 km al litro. Questo frena troppo per i miei gusti, mannaggia. Potevo andare un po' di più. Oddio, mamma mia, questo qui quanto frena. Oddio, ragazzi, è bellissima. Sono macchine stratosferiche. Beh, devo dire che comunque Assetto Corsa con queste mod e con queste gare online, boh, a me regala sempre emozioni bellissime. Sempre emozioni incredibili perché sono mod particolari. Poi ragazzi, ho fatto anche bene questa macchina, cioè si guida veramente bene. Poi ovviamente sotto hai sempre quel motorazzo pieno di coppia che spinge, continua a spingere inesorabilmente e devi stare attento. Tra l'altro, una cosa molto importante, queste auto hanno una trazione che ovviamente è molto cattiva, molta coppia. Cosa si fa per tenere il retrotreno buono? Guardate questo, guardate. Per tenere il retrotreno buono si riempie l'auto con più carburante in maniera tale da avere... Porca miseria, l'ho superato male. In maniera tale che il retrotreno possa stare un po' più buono, proprio perché lo carichi di carburante, un po' più pesante, quindi in realtà il calcolo del consumo del carburante non andrebbe fatto, perché meglio averne un po' di più che ti dà quella stabilità sul posteriore che in realtà non avresti caricando quel carburante per 15 minuti, insomma, della gara. Ho provato e con poco carburante è veramente difficile tenerle, sono molto cattive. E quindi, beh ragazzi, ho fatto piccola rimontina. Oh mamma, quanto è difficile, quanto è impegnativa questa macchina, voi non potete capire, insomma, sto sudando, infatti. Vedete, ogni tanto mi ammutolisco, mi concentro, proprio perché è difficile. Poi c'ho questi, che non è che sono degli... Oh mamma. Questo qua mi sta proprio attaccato. Mi sta attaccato, vuole la prima posizione. Vuole la prima posizione, raga. Annaggia, sta proprio attaccato. Qua è particolare la zona. Se esci bene da qua, recuperi un po'. Lui è uscito molto bene. Io no. Lui è uscito molto, molto bene. Oh no, sull'erba. Adesso mi prende l'interno. Mi sta prendendo l'interno. Eccolo che sbuca. Mannaggia. Sono fatto fregare come un pollo.
tanto li tengo all'interno qua. Lui ne ha di più sul rettilineo, non so perché, non riesco a capire. Tanto qua la scia non esiste. Forse ne ho un po' più io. Sì, forse ne ho un po' più io. Però qui lui c'ha la traiettoria un po' più agevolata. Gli ho chiuso la porta! Lui voleva infilarmi, voleva fare incrocio. Ci ha provato a incrociare, ma... No! No, malissimo! Male, Umberto. Male, molto male. E adesso è arrivato pure il terzo dietro, eccolo qua. Molto, ma molto, ma molto male, Umberto. Hai fatto veramente... più che schifo, non dico. Cerchiamo di portare a casa almeno un minimo podio. Qui se esci bene recuperi tanto. Il problema è che uscire bene qui non è facile, perché la macchina tende a sovrasterzare in maniera incredibile in quel punto. Qui non bisognerebbe alzare il gas, stringere bene. Ok. Che fatica. Comunque sta macchina è... Mamma, guardate come parte. Come parte il retrotreno è qualcosa di incredibile. Anche perché, che pirla, raga. Mi sono dimenticato, ho lasciato le gomme super soft. Dovevo mettere le gomme soft, no. Super soft, se le sto bruciando, ecco perché. Che testa di rapa. Ho lasciato le super soft, ma adesso le gomme mi stanno abbandonando totalmente. Porca miseria, devo andare super conservativo. Mi sono completamente dimenticato perché ho fatto le qualifiche con le super soft e non le ho cambiate. Devo ancora fare 7 minuti e mezzo con ste gomme. Molto impegnativo, proprio perché comunque sono, ovviamente si consumano prestissimo. Comunque sono in lotta, insomma sono nel gruppetto dei primi tre. Devo cercare di tenere un passo decente, di non massacrare la gomma e di arrivare al traguardo almeno tra i primi tre. Diciamo che questo dietro mi sa che mi rovina, perché se ha la gomma soft mi sa che mi passa tra un po', perché io, ecco perché sentivo la gomma, che ho detto ma è possibile che si sta consumando così presto la gomma, e cacchio non l'ho cambiata, ho lasciato le super soft. Sì, perché c'hanno pure le varie mescole queste gomme, cioè è fantastico. Lui è già scappato avanti, ma perché? Perché io sono andando molto molto, ma molto conservativo, per evitare di storpiare lo pneumatico e farlo diventare una cheesecake. Porca miseria. Qui il delta mi sta aiutando più o meno. Ecco, vedete come vado, come allargo? Avete visto come allarga? Porca miseria, quanto allarga! Quanto allarga! Mannaggia! Niente raga, c'ho la gomma che è nelle condizioni più che vergognose. Devo andare conservativo, 5 minuti e 40, devo essere super conservativo. La macchina è divertente, sta gara è divertente, ma come un deficiente ho lasciato la gomma super sotto. Infatti guardate, cioè veramente proprio mi sta massacrando. Non so se riuscirò a terminare la gara.
passa. Ne hai di più, ne hai di più, perché giustamente hai montato la gomma corretta. E io sto con le super soft. Mannaggia. Addirittura c'è chi ha lasciato, c'è chi ha messo le medium. Insomma, le medium forse per 15 minuti per questo tipo di macchina, insomma, non è proprio, forse è un po' esagerato. Diciamo che la soft era l'ideale. C'ho ancora 4 minuti da fare con questa gomma che ormai ho già massacrato. Lui lì davanti è andato. Giustamente. Mannaggia. Dai Umberto, ce la puoi fare. Sono 4 minuti e 15. Tratta bene la gomma e forse riesci a portare a casa un risultato. Che fatica, raga, ma che fatica portare questa macchina ora con queste gomme. Aiuto. Sono massacrate. Comunque la macchina è bellissima, perché, cioè, sapete quelle cacchio di American, del Muscle Car, con praticamente tutta coppia, no? Quindi già tenerla normalmente è difficile. Poi con una gomma usurata, meno male che ho 34 litri di carburante, che quindi mi danno quel grip sul posteriore in più, perché vi assicuro che togliendo la benzina, quindi col carburante serbatoio un po' scarico, quindi mettendo solo la benzina giusta per i 15 minuti di gara, la macchina non sta in pista, ma non sta in pista, è davvero difficilissimo tenerla. Quindi chiaramente è tutta una questione di equilibri, insomma, poi più carburante metti, più è pesante, più magari sul rettilineo vai piano, insomma, devi cercare sempre il giusto compromesso, che non è assolutamente facile. Cerchiamo almeno di tenere la seconda piazza. Non posso. Se butto giù il gas qui in uscita, se lo butto giù velocemente e in maniera aggressiva, cattiva, raga, mi giro come una trottola. Quindi è davvero tutto un lavoro di gas questa macchina. Lo sterzo sicuramente per correggere quello, ma sta macchina si guida con il gas. È tutta una questione di quanto gas dai. Anche qui, se vai pesantissimo, se schiacci tanto sul gas, ma in un secondo si gira, soprattutto lì che poi c'è il cemento, insomma, quindi il grip è ancora minore. Vabbè, 2 minuti. Devo cercare di tenere botta 2 minuti. Guardate com'è il retrotreno. Cioè, ho dovuto alzare leggermente il gas perché mi stavo girando. Incredibile. Adesso qua, come al solito, devo stringere un po' tanto. Ah, ok, adesso è andata un po' meglio. Un po' meglio, comunque sempre bellissimo. Road America, un circuito mi piace tantissimo. Insieme a Sebring negli Stati Uniti sono quei tracciati che veramente mi danno tanta emozione. Viceversa, i nuovi tipo Kota, così, non sono per niente amante. Oppure Miami, questo circuito un po' Formula 1. Allora, 1 minuto, le mie gomme più o meno stanno reggendo, sperando che non esplodano, però più o meno reggono. Vediamo quello che probabilmente ho un doppiato davanti, sperando che faccia il bravo. Allora, questo qui è un doppiato. Speriamo faccia il bravo. Ha la stessa macchina mia, mi sa. Ecco, bravo. Sì, ha la stessa macchina mia, questa stranissima. Bellissima però. Eccolo lì il doppiato, che
adesso magari fa un po' da tappo al terzo, quello che sta dietro di me. Raga, ho terrore di andare sul gas, ma terrore puro, eh. Come cambia la macchina con l'usura della gomma, pazzesco. I primi giri potevo andare, vabbè, chiaro, è super soft, i primi giri proprio a manetta, ora dico come se stessi guidando sulle uova, pazzesco. Ecco qui, devi mollare un po' perché stringe, poi schiacci, non troppo perché altrimenti ti giri, e poi qui puoi andare tutto giù. Ok. Ok. Mamma mia, raga. Cioè, ho toccato un attimo il gas. Mi ha detto, aspetta che mo il retrotreno ti sorpassa. Devi andare super delicato. Anche qui. In uscita delicato e via. Leader, si farà l'app, poi un altro giro, raga, l'ultimo giro. L'ultimo giro. Non ce la farò mai. Questo dietro credo che stia prendendo strada. Ah no! Ho finito. Finito? Sì. Finito. Quindi era quello l'ultimo giro, ragazzi. Abbiamo terminato in seconda piazza, mi dice prima da qualche parte, ma credo sia seconda piazza. È stato veramente bellissimo, questa macchina è veramente bella bella, spero che vi siate divertiti con queste muscle car americane incredibili, e che fanno un pochettino sempre, fa un po' piacere ogni tanto riscoprirle, guidarle. Le faccio vedere dall'esterno quanto è strana la macchina. Guardate che macchinona bellissima. Bellissima, ragazzi, grazie ancora. Ci vediamo al prossimo video. Un like, l'iscrizione al canale e la campanellina sono le uniche cose che vi chiedo per mantenere in vita questo canale. Buona giornata, buona serata e ci vediamo presto.